accreditata. In Gran Bretagna ora indigna la foto di un bambino sdraiato per terra in ospedale in attesa di un letto. Il premier Boris Johnson in difficoltà. Polemiche nelle ultime ore di campagna elettorale prima del voto di giovedì. Ce ne parla il corrispondente Marco Varbello. Boris Johnson, stanco e nervosito, prende il cellulare del giornalista, se lo mette in tasca pur di non guardare sullo schermo quella foto di un bambino di 4 anni adagiato dalla mamma su un cappotto sul pavimento dell'ospedale di Leeds perché non ci sono letti disponibili, 5 ore prima di essere ammesso alle 3 del mattino per sospetta polmonite. Una foto che fa il giro dei media e indigna il paese. Johnson svicola, parla degli investimenti futuri senza rispondere alle accuse contro i governi conservatori per avere tagliato drasticamente fondi e servizi dal 2010 in poi. Domani si chiude la campagna elettorale, i sondaggi danno sempre in vantaggio ai conservatori, ma rimane il dubbio se Johnson riuscirà ad avere una maggioranza propria. Il premier punta tutto su una carta sola, get Brexit done, concludiamo la Brexit entro il 31 gennaio. I temi sociali invece, dalla sanità alla disoccupazione, lasciano spazio ai laburisti per promettere la fine dell'austerità e una maggiore attenzione ai ceti più deboli. Il leader Corbyn preannuncia la nazionalizzazione di servizi essenziali, dall'acqua alle ferrovie, e maggiori tasse nella fascia alta di reddito. Viadotti a rischio e così torniamo in Italia, nuove perquisizioni nelle sedi di Autostrada e di altre due società, 5 i dirigenti indagati e questo è il nuovo filone nell'inchiesta della Procura di Genova, le barriere fonoassorbenti non sarebbero sicure. Stefania Battistini. A12, altezza di Sestri Levante, queste barriere fonoassorbenti cedono. È accaduto almeno in due casi. Uno è qui, a 30 km da Genova. Sono alte almeno 3 metri. La parte superiore si sarebbe ribaltata, con rischio di finire in mezzo alla carreggiata e colpire le auto. È la nuova inchiesta della Procura di Genova nei confronti di Autostrade. Le barriere antirumore sono pericolose, si legge nel decreto.